Fiorino alla vigilia contro la sfida con il San Miniato, la partita decisiva per il cambio di rigore. Sì, è una partita importante, domani se facciamo il risultato, non dico che matematicamente non abbiamo ancora vinto, però siamo a un buon punto, ecco. Dopo le ultime due prestazioni, pensa di dare continuità alla squadra che ha fatto queste settimane o ci sarà qualche cambio anche perché è la terza partita in pochi giorni? No, darò continuità alla squadra che ha giocato nelle ultime due partite, poi durante la partita vediamo se qualcuno avrà dei cali così ci saranno i cambi per mettere a posto la squadra, però non ci saranno grossi cambi. Visto che, come ha detto in conferenza, la possibilità di mettere, insomma, in sicuro il primo posto e la possibilità per lei magari di sperimentare dopo, prima del torneino, qualche elemento che magari ha avuto meno spazio. Sì, questa è una cosa che abbiamo già pensato, anche la prossima settimana che domenica non giochiamo, che abbiamo la sosta, volevamo organizzare un'amichevole, se troviamo un'amichevole la facciamo perché così vedo anche i ragazzi che in questo momento stanno giocando meno e se dovesse andare bene domani sarebbe anche questa una cosa da valutare. Si aspetta una squadra come la Coverpelli che giocherà a viso aperto oppure una partita differente? Considerata la classifica un po' tutto, anche loro dovranno cercare di provare a vincere, quindi però dipenderà dall'atteggiamento che avranno loro, insomma, vediamo. Okay.